Nuova energia alla ricerca. Un'antica accademia scientifica e una società per azioni di recente fondazione uniscono competenze e risorse per conoscere e tutelare un territorio ed i suoi tesori ambientali. La biodiversità vegetale nella piana di Rosia è l'oggetto della ricerca che, grazie al contributo di Estra S.p.A., l'Accademia dei Fisiocritici ha commissionato ad un team di esperti. Abbiamo fatto degli studi preliminari un anno, due anni fa, che ci hanno permesso di verificare come effettivamente alcune specie vegetali importanti, rari, siano ancora preservate in quest'area fortemente antropizzata. E questo ci ha spinto proprio a voler approfondire ulteriormente le indagini proprio in quest'area qua, che potrebbe riservare interessanti sorprese. Infatti abbiamo anche trovato delle specie protette sia a livello regionale, nazionale e anche a livello internazionale. Purtroppo c'è anche da constatare la presenza, sebbene anche questa sia ancora da approfondire, di specie aliene, quindi di specie non legate ai nostri territori. Natura e biodiversità fanno rima con energia, da qui l'intento di finanziare una ricerca dal profondo valore ambientale, anche per le generazioni future. Non è solo conservazione, ma è, come dire, miglioramento dell'ambiente, fare in modo che le giovani generazioni possano avere un ambiente più vivibile, e quindi questo è il motivo per cui Estra, che ha grande sensibilità, che è un'azienda che vende energia, che ha grande sensibilità per il rispetto dell'ambiente, ha trovato grande sintonia con questi argomenti, con questi temi.